Buongiorno carissime, buongiorno a tutte, ben ritrovate. Allora, io oggi andrò a fare un semifreddo al caffè. Ecco, mi si è mosso un attimo il telefono. Ecco, così. Allora, come potete vedere, io qui ho tutti gli ingredienti. Questa è la ciotola dove dopo andrò a montare un po' di panna. Per fare questo semifreddo al caffè mi occorrono 350 panni, 350 grammi di panna, di cui da questi 350 ne ho tolti 50 che mi occorreranno subito. Poi qui ho del caffè, 5 cucchiaini di caffè solubile. Poi 2 cucchiaini di zucchero e 170 g di latte condensato. Vi ricordate quando ho fatto il latte condensato? Eccolo qua, ora mi serve. Poi vi ho già preparato uno stampo da pancake foderato con carta alimentare. Allora, ora direi di andare subito a mettere gli ingredienti nella pentola. Allora, bene. Allora, in questo pentolino andremo a mettere i 50 grammi di panna. Eccolo qua. Vediamo bene bene, perché devono essere 50 grammi. Andiamo ad aggiungere, lo facciamo riscaldare. Dopodiché andiamo ad aggiungere i 5 cucchiaini di caffè e i 2 cucchiaini di zucchero. Poi spegniamo il gas e andiamo a metterlo in una terrina, in una ciotola. Dopodiché aggiungiamo il latte condensato. Ora scaldiamo il latte. Allora, ora vi porto ai fornelli. Eccoci qua ai fornelli. Li vedete? Sì. Qui ora scaldiamo il latte. Cioè, scusate, la panna e il latte, eccolo qua. Allora, la panna devo lasciare, abbiamo detto 50 grammi perché l'ho messo qua. Invece il bicchierino della panna lo devo lasciare a parte. Mettiamo il caffè. Mettiamo anche 50. Grazie.
Facciamo bene i grumi del caffè solubile. Mettiamo lo zucchero, ora andiamo a montare leggermente. Ecco qua. Ora versiamo tutto in una ciotola. E andiamo a mettere il latte condensato. Ecco qua. Giriamo bene bene. Rimettiamo nella pentola e diamo un'altra passata di frullatore a immersione. Allora, mettiamo la base.
diamo un'altra girata. Ecco qua. Mescoliamo un po' e andiamo a mettere nello stampo di Bloom Cake. Poi deve stare 3 ore in frigo. Prendiamo lo stampo, andiamo a versare piano piano. Mi viene dietro la carta. Devo mettere più carta perché mi viene appresso. Ora questa va in frigo, si solidifica e la carta si ferma. Ecco qua. Cerco di aderire bene bene la carta, altrimenti finisce dentro dove c'è il contenuto. Ecco qua. E ora lo metto in frigo per 3 ore. Ci vediamo dopo il risultato finale.